Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fred Tortin Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente, Gesù. E oggi siamo qua come ogni lunedì a parlare di Funko Pop. Il protagonista di oggi è Sir Daniel Fortescue, direttamente da Medieval. Allora, il numero in questione, il 784, è una versione special edition, categoria game. Qui in alto abbiamo la scritta PlayStation. E sotto il nome del personaggio, Sir Daniel Fortescue. E qui abbiamo un piccolo artwork del personaggio. Qui sulla costina abbiamo tutto il personaggio per intero e dietro la nostra copertina. Allora, per chi non conoscesse questo videogioco, è un videogioco uscito per PS1 e poi è stato ristampato anche per PS4. Lo consiglio a tutti gli appassionati di Medieval, ovviamente questa remastered, ma consiglio anche a tutti quelli che non l'hanno mai giocato di recuperarla e provarlo perché è davvero molto divertente. Prima di cominciare la recensione volevo ringraziare come sempre tutti quelli che si sono abbonati al canale, grazie mille per il supporto e ricordarvi che qualora lo voleste troverete il link in descrizione. Ok, eccoci con il nostro Funko Pop fuori dalla scatola, diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 10 cm. Allora, questo è il nostro Sir Daniel. Abbiamo ovviamente un occhio presente e l'altro no. Il teschio, come appunto vediamo nel gioco. Qui davanti abbiamo i denti, bellissimo. Il naso scolpito. Poi abbiamo l'armatura, la testa ovviamente può ruotare ed è stato immortalato con il suo braccio staccato. Praticamente nel gioco, quando non abbiamo armi, lui si stacca il braccio per colpire il nemico. Ovviamente non fa danno, però è una cosa molto simpatica. Quindi non abbiamo armi in questo caso. E questo è il nostro Sir Daniel Fortescue. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, per tutti i fan di Medieval, ovviamente questo Funko Pop non può mancare. E anche per noi gamer, comunque, nella nostra collezione, fa parte comunque di un bel personaggio da avere sulla mensola, quindi l'acquisto è assolutamente consigliato. Spero che facciano altri Funko Pop del gioco, magari sempre con Sir Daniel, con altre pose, magari con delle armi, e magari anche, perché no, il cattivo, magari qualche zombie, qualche personaggio che compare anche all'interno del gioco. Speriamo, dai, staremo a vedere. Questo è un Funko Pop uscito nel 2022, quindi tutto può essere. Jason, che ne pensi? Molto bello. Avrei fatto altri 4 pop. Quattro addirittura? Sì. Quali? Allora, uno con la spada vecchia e lo scudo marrone. Ok, di Edition. bronzo. Poi avrei fatto un'altra versione con lo scudo argentato e la spada oro. Ok. E poi avrei fatto un'altra versione con la spada blu. Blu, e questi sono tre. E il quarto? Il 4 è il cattivo. Ah, è il boss. Ok. Magari col tempo, che ne sai. Vediamo quest'anno che sta per finire se ci regalerà qualche novità. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di averci seguito. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto. E seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video e con un altro Funko Pop il prossimo lunedì. Sempre qui, sempre con me e sempre con. Gesù. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao.